spettacolo che si chiama Gli Spiantati, e anche il giorno che porterò in scena Anime Luciarelle ci saranno più citazioni su di lui, perché credo che i grandi autori, specialmente se sono della nostra zona, ma proprio per come parla della sua terra, e noi che veniamo da qui la vediamo attraverso le sue parole, quindi molto molto bello e molto intenso. Le vie del mare, le vie del mare, non ci possono né periti né ingegneri, le vie del mare le sanno le acque, le vie del mare le fanno le acque, noi non sappiamo fare altro che correre su noi stessi, avanti e indietro nei millenni, solo loro conoscono il millimetro più breve. Sulla spiaggia di Mergellina sembrò per un attimo che il fiume di luce si perdesse, quasi assorbito dal corpo spugnoso dell'arena nuvolosa. Ma fu così perché una susseguente scarricata d'acqua forzò il torrente che finalmente fecondò lo sterile mare. Subito le particelle, vuoi per le ardite onde di quella notte, vuoi perché così avviene anche con una piccola goccia di inchiostro, si dilatarono uniformemente per tutto il golfo che ricominciò da secoli spento, da allora di nuovo a scintillare. Invece nelle notti di tempesta, quando il cielo è opaco e il mare senza scintillii, pare che i frammenti vaganti, polveri di luce senza nome, si rifugino nel fondo degli abissi. Ma non so se questo è vero. Forse quelle lampadarofie diradate sono nel viaggio concentrate, che è già il momento andate via. E dove necessitano, dove sono chiamate, in alto mare, sulla scogliera. Sì, lo so, forse sono i fuochi di Sant'Eremo, unica porta illuminata dentro questa oscurità, che compaiono durante le tempeste sugli alberi e tra le vele di navigli, speranze e salvezze rimarmate. E all'occorrenza escono dagli abissi delle acque e come una scia luminosa in successione, come una stella cometa. Poi si fermano sospese, sparpagliate e concentrate. Brava, Rossella.